di tutto un grazie a tutti voi. Penso che siamo qui sentendoci tutti un po' francesi per dire semplicemente alcune cose. La prima è la vicinanza a tutte le persone che sono morte, a tutte le famiglie che li piangono e a tutte le persone che sono ferite. Sperando e pregando che non possano aggiungersi al numero dei morti. La seconda cosa che penso tutti noi vogliamo dire è che il tentativo di farci piombare nel terrore non avrà fortuna. Noi continueremo la nostra vita, un po' più tristi di ieri chiaramente, ma la continueremo portando avanti i nostri valori, alcuni dei quali sono così ben rappresentati nella Marsigliese che abbiamo sentito. Continueremo la nostra vita sociale, continueremo a stare insieme agli altri, continueremo a perseguire quei valori di libertà, di giustizia, di uguaglianza. La terza cosa che penso che ognuno di noi voglia dire questa sera, e qui a Ivrea, è che nonostante questi attentati, pensiamo che l'integrazione, l'accoglienza, la fraternità con chi arriva da delle realtà diverse dalle nostre e rimarrà un nostro faro, un nostro principio, e che non esiste una distinzione tra etnie, non esiste una distinzione tra religioni, ma esiste solo la distinzione tra imbecilli e uomini. La quarta cosa che però vogliamo dire questa sera è una scelta politica. Penso che gli avvenimenti di questi giorni, ma anche gli altri che ci sono stati nei mesi passati, ci devono far venire più voglia di Europa, non meno voglia di Europa. Ci devono far venire più voglia di stare insieme, più voglia di risolvere i problemi insieme. E questo lo diciamo ai nostri governanti, lo diciamo a quelle forze politiche che cercano di dividerci. Penso che in questo momento invece sia molto più importante stare insieme. E la quinta cosa che sempre questi avvenimenti a mio avviso ci dicono è che dobbiamo avere più voglia di Nazioni Unite, dobbiamo avere più voglia di organismi che in qualche maniera controllino, gestiscano, risolvano i conflitti. Per troppo tempo abbiamo lasciato andare avanti delle situazioni che hanno portato anche delle immense sofferenze nei paesi medio orientali, in Africa, in Asia. Noi abbiamo maggiore bisogno di organismi che gestiscano questi conflitti, che non li lascino scivolare verso queste realtà e che in qualche maniera mettano insieme anche tutte le nazioni occidentali e non solo
nel gestire e nel risolvere questi conflitti. Penso che questa sera, diciamo, essendo qui in piazza, tutte queste cose nel ricordo delle persone che sono morte. Raccogliendoci nel silenzio, perché poi le parole a volte sono inutili, ma penso che questi avvenimenti ci devono far lavorare tutti i giorni per tendere all'integrazione, al rispetto, alla fratellanza. Ivrea è francese, Ivrea è vicino ai nostri amici d'Oltralpe, ma Ivrea vuole sottolineare questa sera questi valori. E non ci sarà una bomba, un fucile, una pistola che ci faranno distogliere da questi nostri principi. Grazie, grazie a tutti voi.